dalla suggestiva piazza del municipio di Francoforte sul Meno, si levano festose le note irresistibili della fanfara dei bersaglieri della Luciana Manara di Milano. Tedeschi e italiani applaudono all'incontro delle due bandiere nazionali. Siamo in piena Schlossfest, cioè festa del castello, che ogni anno viene organizzata dalla città di Francoforte e dall'industria chimica Expo. Quest'anno è ospite d'onore l'Italia. Le regioni italiane offrono omaggi al borgomastro di Francoforte, Zölfe. Il sindaco di Volterra, Giustarini, consegna un oggetto dell'artigianato della sua città. L'Umbria, alcune ceramiche di Deruta. Il Piemonte Fabrizio Casadio offre un prestigioso barolo del 1927. L'assessore Paride Accetti, in rappresentanza di Milano, città gemella, saluta infine il borgomastro. All'esposizione delle regioni, Venezia espone i suoi famosi vetri, Bassano le ceramiche. La ditta Lazzaroni di Saronno, una vasta gamma di biscotti. Piemonte, i suoi famosi vini, conosciuti in tutto il mondo. La nota giornalista enogastronoma italiana Teila Corrà è alle prese con le tagliatelle, mentre svela i segreti di questo prelibato piatto alle 500 allieve tedesche. Le tagliatelle sono ormai un simbolo della gastronomia italiana celebrata in tutto il mondo. La Corrà ha insegnato per circa una settimana piatti tipici nazionali che riscuoteranno sicuramente un notevole successo tra i gustai tedeschi. Le chiazzarole di Tropea hanno danzato a tempo di tarantella. Nel ballo di questi giovani gli ospiti hanno trovato tutto il vivace ardore mediterraneo del paese del sole. Sotto l'enorme tendone, oltre 4.000 persone hanno infine dato l'avvio a questa Schlossfest, che rimarrà certamente tra le edizioni memorabili dell'annuale manifestazione.